I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti, questa è Radio DJ e molti di voi erano già su questo canale, quindi siamo noi che siamo arrivati adesso e quindi sareste voi dalle vostre auto, dai vostri uffici, dalle vostre case, palestre, dove siete a fare riabilitazione, quello che è, a dirci benvenuti. E comunque tu puoi arrivare dopo e dire benvenuti, cioè il punto è questo, no? C'è una casa con della gente, sì. Tu, loro sono già lì, il trio esce, entri tu, oh ragazzi benvenuti, e ti dico no scusa, benvenuto a te, noi siamo qua dalle 6:30, per dire, no? Cioè, un ragionamento. Storia dell'imperialismo funziona così da sempre, benvenuti. Ma noi già abitavamo qua. Abbiamo scoperto l'America. Ma scusami, ma noi già stavamo qua, così scoperto. buongiorno ragazzi. Tutto bene? Sì. Fatto tardi ieri sera? Avete fatto tardi? Ascoltatori, avete fatto tardi? Un pochino sì. No, mi fa un po' effetto, Maurizio, sempre questa differenza. Io sempre panettiere a mezze maniche. Tu con la sciarpa che ti esce appena un po' di pizza, come se avessi proprio il busto, sai, il collare quando fai l'incidente. Sì. Hai freddo? Fa freddo lì, non c'è una finestra aperta. No, non sì, c'ho le mani fredde sempre. Ti piace tenerti. Hai le periferiche fredde? Hai le periferiche fredde. Le appendici. Non si chiama le periferiche. Le estremità, le mani, i piedi, anche i piedi? So che vuoi sempre la pantofola. Mi manca qualcosa, qualche alimento. Chiediamo un ascoltatore, ragazzi, come si scaldano i piedi e le mani? Sai ma come? Sai come ti direbbero a Brescia? Sai come te le scaldi andando a lavorare? È che non fai un lavoro, che schiacci un pulsante. Il mixer è caldo in realtà. Mettile su così. Va bene. No, io ieri sera ho sbagliato. Quindi sono andato a dormire più tardi. Ho sbagliato. Ogni tanto. Mezzanotte. Quasi sbocciato il giorno. Meno 5 le tue 6 sì, 6:30 sì bene, tutto bene. Io direi di mettere la sigla perché oggi abbiamo anche ospiti, oggi abbiamo Roberto Benigni al telefono che ci fa un pezzo della Divina Commedia, sì, altro che poi abbiamo poi non ci viene mettere Ranieri, esatto. E Morandi che ci cantano un pezzo, felicità seconda è beauty. Numeri estratti dal notaio. Salimi a te, perché ci sta sul volto tuo. Metta qui. Felicità. Metta qui. Ieri metto i bambini a letto, mi butto sul divano un attimo, leggo due cose, stavo finendo di studiare una cosa di una noia mortale tutto il giorno, cioè? No, una cosa di cui ci parlerai tra un mese. No, vi cerco di non molestarvi. Già quest'anno ho spinto molto sulla Divina Commedia, ma sono anni che, capito, quindi magari questo che sto studiando adesso fra qualche anno. No, comunque niente, mi finisco di questa cosa, questo misunderstanding. Vabbè, insomma, studiamo. Poi cosa faccio? Accendo la televisione, cosa che non faccio veramente quasi mai, accendo e mi faccio un po' di zin zun zan, giro. C'era Napoli Cremonese su Canale 5, no? Ovviamente abbiamo detto Napoli che gioca benissimo, così. Però vedo che stavano 2-1, ho detto vabbè, giro un po' così, no? Giro onzo così, poi niente. Spengo, vado a fare come ha detto ieri Papa Giovanni, almeno 10 minuti, 20 al giorno davanti, in silenzio davanti. Sì, è quello che diciamo noi, tra l'altro, da quasi un annetto, ricordarsi ogni giorno la sacralità della vita. Hai fatto una preghiera a San Sulpicio? A San Sulpicio, ieri era San Sulpicio. Oggi cosa sarà? Sotto i maroni? San Prisca. Del notiziario. Quindi vado lì, faccio i miei 25 minuti, mezz'ora, quello che è, di gratitudine davanti alla sacralità della vita, e quindi sono pronto per andare a dormire. Ma immaginatevi, stanza buia, i bambini dormono, la candela, quindi poi apri gli occhi, vedi tutto delicato, tutto così. Ok. Vado a farmi la mia magnesio, ho detto magnesio, io ho anche pensato, perché ormai dicendolo mi viene in mente, cioè il magnesio, ho messo quello normale, poi per non buttare l'altro ho buttato dentro un pezzettino anche di quello lì per il ciclo mestruale. Male non fa. Che fa lo santo, finisce tutto, mentre lì che bolle l'acqua e tutto così, dico dentro di me,
chissà quanto ha vinto il Napoli con la Cremonese. Vi ricordo, per chi non dovesse seguire tipo te Viola, che il Napoli è primo, è primo in classifica, la Cremonese è l'ultima in classifica. Stiamo proprio parlando dei due estremi, cioè non c'è paragone tra, diciamo, Davide e Golia. Davide e la Golia, esatto. Allora, Davide e la Golia. Accendo, sono i supplementari. Grande due, metafora. Aspetta, 2-2 con la Cremonese in uno in meno. Cioè, quindi c'hai Golia è quello piccolo? È Davide. Davide è quello grande. Golia è quello grande. Ecco, Golia è quello grande. Golia è quello grande. Vabbè, insomma, il piccolo gli hanno anche segato una gamba, per dirti. E ne ha segato una gamba. Quindi dici, vabbè, ma com'è possibile? Com'è possibile? Dico, vabbè, i supplementari, mi riguardo. Perché tra l'altro l'hanno fatto entrare Osimhen, quindi mi guardo il gol del Napoli. Anche i nomi dei calciatori. No, ma a un certo punto, Viola, a Napoli sembrava Brescia negli anni Ottanta, un muro di acqua. Tu non hai idea come scendeva l'acqua. Dico, ma c'è un replay rallentatore di colpo di testa di Osimhen dal suo ciuffetto, sai che lui c'è come una specie di spugna in testa, sì. Ti giuro, sembrava essere strizzato dal colpo di testa, si vede l'acqua che esce dai capelli così al rallentatore. È il capello afro fa spugnetta. Oh, com'è, come non è, vanno ai rigori, quindi ho fatto tardi e ha vinto la Cremonese. Ma un romanzo è un romanzo. Allora tu dici, ma allora sì, perché poi il Napoli, che è sempre stata quella che soffriva con le squadre del No, la Juve, così. Vedi? E adesso è lei Golia. È arrivata l'Apollo. Subito. Vabbè, insomma, era per dire che ho fatto tardi per questa cosa. Stasera invece c'è Milan-Inter. Sì, ma basta. No, ma stasera è durissima. Vabbè, comunque, intanto che voi vi ascoltate, ho una bella canzone, devo chiamare un attimo. Volevo chiamare in diretta. Chi? Adesso, aspetta, mettiamo un disco, abbiamo parlato tanto. Dai. Abbiamo fatto di peggio. Sì. Stai ascoltando il podcast del Volo del Mattino. Il Volo del Mattino. Loro si chiamano Doobie Brothers, che io da ragazzino pensavo che fossero i fratelli del dubbio, no? Che i Doobie Brothers, che non sa. Cioè, invece Doobie, che lo saprà solo Viola, cosa vuol dire? No, neanche. Long Train Running, una bellissima canzone del 1973. Io avevo un anno e Viola non c'era ancora, Maurizio non c'era ancora, molti di voi non c'erano ancora. No. Ringrazio gli ascoltatori che mandano i vocali dicendo benvenuti, perché comunque siamo noi che siamo arrivati dopo. Vero, potremmo lanciarla questa. Benvenuti. Sì. Qualcuno. Cosa vuoi. Ti vedo col dito. Sì, pulsante, vai. Ma Fabio, e che pezzo che hai buttato stamattina? Mi hai fatto scordare sconfitta di ieri. Vabbè, ma tanto la coppa, chi se ne importa. Però insomma era interessante, ma più che altro. Poi Fabio, voi Viola, volevo solo comunicarvi che a RTL poco fa hanno detto che Messina Denaro è vaso. Se volete dare notizie per secondi, fatelo subito dopo questa bellissima canzone, va bene? Allora, ragazzi, voglio dire che ore sono, giusto? Vai. Non c'è RTL? Ora. Anche a Paperino sono le 9:18. Bravo, Paperino. Paperino. 19. 19, scattato proprio. Vabbè, 9:19. Paperino in provincia di. Prato. Cioè, Prato. Ma tu sei mai stata? Sei mai stata a Paperino? Sì, certo. È Prato. Prato non è tanto grande. È un quartiere? Sì, praticamente. C'era questo film con Nuti quando ero piccolo, tipo a nord di Paperino. Ad ovest di Paperino. Sì. Con lui, la Cenci, di come si chiamava? Sì, Attina Cenci. Me lo ricordo, benvenuti, ma stupendi quei film, sì. A Paperino. Ma tu vai lì, devo portarci i miei figli, che mi dicono sempre, mi porti a Disney, dico, cazzo, devi andare lontano. Rimarranno un po' delusi. Ad ovest di Paperino, sì. Noi andiamo lì. No, delusi perché non c'è la Disney. Ah, non è. Adesso luogo a meno. Che tu entri a Paperino, me lo immagino che tu dico la macchinina come Topolino, che immagino così. Con la 130. Con la 130, poi vorrei un caffè, ecco. Cioè, con le torte di nonna papera sui davanzali. È così. Un caffè macchiato. Comunque ce l'abbiamo sicuramente un ascoltatore di Paperino. Dici che c'è uno che ci ascolta da Paperino? Lo sentiamo. Allora, cari ascoltatori, lo so che adesso manderete i messaggi da tutta Italia.
Mi chiamo da Paperino. Va bene, allora ragazzi, oggi vi faccio questo tema che è interessante più o meno, insomma, per chi è genitore, magari anche di figli di una certa età, anche più grandi di me. Mio figlio di 9 anni, la settimana prossima inizia le lezioni a scuola di educazione sessuale. Noi la facevamo. Io sai che mi sono chiesto, ma non mi ricordo che secondo non me si faceva non mai. Si faceva. Ma anche ora non è che si andava, si prendeva. No, noi finivamo come sempre, magari con quello più grande, magari qualche giornaletto che poi è sbagliato, sì. Si sa. Però adesso c'è questo tema che mentre una volta c'era il giornaletto che andava quello più grande a prendertelo lo zio, il cugino, in edicola, adesso ovviamente qui i telefoni, gli iPad, così prima vedono delle grandi ammucchiature, poi c'è uno che gli spiega, no, magari che non è sempre così, cioè fiction. Cioè arrivi, parti probabilmente, i ragazzi partono subito con l'estremo e poi vanno tornano sulla cioè realtà. Che finiscono, si trovano con una la prima volta e dico, ma ne mancano 7-8 qua per fare quella roba che abbiamo visto. Insomma, e quindi i miei figli me l'hanno chiesto, tra l'altro, la roba dei bambini. Io vado via, io dico tutto. Certo. Dico tutto. Certo. Dico tutto, cioè no, proprio tutto. Cioè non è che dico di cosa? Scusa, come hai risposto? Come nascono? Io gli ho detto, allora, intanto io ho preso, gli ho fatto vedere l'inizio di Senti chi parla, quel film, perfetto. Te lo ricordi con Fantò, certo. Con Paolo Villaggio, certo. Quando qua è spermatozoide. Sì. Avanti da questa parte, agli serrati. Seguitemi, o nascita o morte. E poi mi ha detto, io ho detto, vedi, dopo nel film si vede che arriva lo spermatozoo, sì. Dalle testate finché entra, sì. E i miei figli mi hanno detto, ma scusa, ma tutti gli altri? E io ho detto, tutti gli altri muoiono. Ma poverini, io ho detto, lo so, io ho detto, pensa che tra l'altro, io ho detto, pensa a te che se io non avessi fatto quella cosa lì con la mamma, ma l'avessi fatto con un'altra, e lei quella, tu non saresti qui, cioè tu sei l'unica, pensa quanto sei speciale, io ho detto, che tu sei l'unica, ma non solo, se l'avessi fatto 2 giorni dopo, tu non saresti tu, saresti un altro, se io mi fossi fatto una pugnetta in più o in meno nella mia vita, anche questo gli hai spiegato, non gli ho spiegato pugnetta, però io ho detto, se avessi fatto quella cosa lì una volta in più, no, tu saresti, cioè tu pensa ai miliardesimi di miliardi di combinazioni, no? Esatto. Saresti molto peggio di così, esatto. Molto meglio. Matematica forse meglio, perché peggio zio. Vabbè, insomma, e quindi dico, non si dice più, ovviamente, a parte che c'ha 10 anni, ma non si dice più la cicogna, non si dice più il cavolo. Credo, il cavolo, perché mia nonna diceva il cavolo, i miei genitori la cicogna, sotto il cavolo. Poi dicevano, rapportato la cicogna. Sì, la cicogna. Poi c'erano tutte le barzellette sulla cicogna, ti ricordi? Era una roba abbastanza socialmente diffusa, no? Non lo ricordo. C'era la barzelletta della cicogna, c'era la mia preferita è quella del nonno nudo dentro il lenzuolo della cicogna. È tutto aggrappato al lenzuolo, ma ormai c'ha 70 anni, tutto vecchio, così, così. E guarda la cicogna, che è una cicogna molto orgogliosa, okay, che per me è filosoficamente importante questa barzelletta. Guarda la cicogna e dice, dai, cazzo, ammettiamolo, hai sbagliato strada. Ma la cicogna, sai le persone quelle che non vogliono mai ammettere di aver sbagliato, no? Guarda, è così, guardi così. Dico, figa, ammetti, cosa ti costa? Dai, dica hai sbagliato strada. Va bene. Quindi, oggi abbiamo anche la telefonata con un super espertone che ci spiega proprio questa difficoltà del parlare con dei ragazzi, ovviamente più grandi dei miei, diciamo 11, 12, 13, che molto probabilmente hanno già visto su internet delle cose così, delle situazioni anche un po' estreme. Quindi è un tema importante, ovviamente, certo. Anche perché la mia generazione non ce li aveva, quindi essendo la prima generazione non si è proprio preparati, non si hanno grandi strumenti. Noi ricordiamo sempre dal film di Silvano Agosti, D'amore si vive, una cosa bellissima del solito ragazzino che racconta la sua vita. 3 miliardi io li spendo per fare una bella vita e non per fare la guerra. Comprerei una casa in campagna con una piscina, comunque casa da lavorare. Con la mia ragazza andiamo in piscina e stiamo lì fino alle 7. Poi veniamo in casa, facciamo la doccia assieme, ci laviamo assieme. Cioè, lei mi lava me, io la lavo lei. Dopo mangiamo, guardiamo la tele e andiamo a letto. E a letto facciamo l'amore. Beh, non sarebbe meraviglioso avere al governo gente così? Questo è il podcast del Volo del Mattino. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi.
Allora, l'ascoltatrice dice: io quando vedo in giro certa gente, penso, guarda, quello lì è stato lo spermatozoo più brillante del gruppetto. Cioè, tu pensa agli altri come... Allora, faccio educazione sessuale nelle scuole da 15 anni. Hey. Proprio io, Fabio? No, sto dicendo. E proprio ora mi sto recando in una terza media. Vado dalla quinta primaria alla seconda superiore. Buono, dai, terza media, tra l'altro, terza media c'è già... Cioè, si bolle. C'è un'ascoltatrice che dice... Aspetta, arrivo. Mi interessa, nella scuola di mio figlio, quando hanno fatto l'educazione all'affettività, perché non si chiama neanche più educazione sessuale, all'affettività, hanno usato proprio un libro che si chiama Col cavolo la cicogna. L'ora di affettività si chiama. Educazione all'affettività. Magari devo dire che anch'io quando lo spiego ai miei figli dico ciao, due si vogliono bene, quando si vogliono... Non è che gli sto a spiegare... Basta che, cioè, però anche lì non è un po' edulcorato, nel senso, no, difatti io dici solo... no, perché io non riesco a dire a mio figlio no, anche no, certo, ma comunque certo. Ci si vuole sempre bene se si fa l'amore, dai, almeno un po' di volersi bene, un po' di bene, che uno arriva lì di... Vabbè, vai, l'amore con uno a cui non vuoi bene, no, niente, proprio che non... Cioè, ma... te hai voluto sempre bene a tutte quelle, sì, cui... certo, perché comunque sì, perché comunque come fai a voler male a una persona, no? Male no, ma cioè non è che dico oh, c'è l'amore bene. Però auguro che ti cada una mattonella in no, testa, capito. Vuoi il bene sempre, capito, ma ci può essere anche l'attrazione. Ci può essere mera, cioè senza, sì, cioè comunque no. Sì, quando fai quei gesti d'affetto, ma tipo ti voglio bene, ma no, ti prendo il taxi, no, vorrei essere una moschina, anzi no, no. Sì. no però no, ho visto che c'era una che diceva, no, che l'avevi letto che in alcune classi alcuni genitori non vogliono che il figlio partecipi all'ora di educazione sessuale, guarda, perché il bambino potrebbe rimanerne troppo scosso. Radio DJ è anche in podcast on demand, dove vuoi, quando vuoi. Mi avete aperto un ricordo, come si dice. Mi avete aperto un ricordo. Girò questo Lupo Alberto nelle scuole con anche annesso dei preservativi in omaggio. E la Iervolino. Sì, la Iervolino è quella che aveva quella che ha la voce un po' squillante. La Iervolino gli fece ritirare tutti, sì, con retate a scuola. Fermi, ci sono i preservativi. Qualcuno pensi ai bambini. Però piano piano ci arriviamo, ragazzi. Cioè, nel senso che ognuno di noi ha... come abbiamo detto più volte citando la Divina Commedia, ognuno di noi ha il suo motivo di esistere, no? Ogni persona che è su questo pianeta ha motivo di esistere in questo modo, perché esistono delle cose, ok? E queste persone poverine, io dico sempre, sono quelli che sono contro la storia, no? Che sono quelli che devono rallentare un processo, ma che ne verranno travolti, no? Sono come quelli che si mettono lì le frontiere, no? Qua non si parte, tu dici poverino, sei contro la storia, no? Quindi vuol dire che nella vita precedente dovevano pagare questo pegno, non lo so, insomma, comunque sono dei poverini. Detto questo, invece adesso serietà, psicoterapeuta, sì, scrittore di questi temi e papà, cioè voglio dire, soprattutto. Ed è stato anche figlio, quindi ragazzi ce le ha tutte. Se non lo sa lui, se non ci può illuminare lui, Alberto Pellai, buongiorno. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. Ciao. Buongiorno, ce le hai tutte, cioè noi siamo qui ad abbeverarci, come si dice. Ad abbeverarci. Tu hai scritto parecchi libri anche su questo tema, adesso ce n'è uno che credo sia uscito ieri o l'altro ieri, Ragazzo mio, lettera agli uomini veri di domani. È proprio così, cioè in questo libro ho provato a dire ai nostri figli, è proprio un libro per i ragazzi, le cose che i nostri padri non hanno detto a noi quando avevamo la loro età, cioè potremmo fare un sondaggio con i tuoi ascoltatori. Chi sono gli uomini di oggi che quando erano bambini si sono sentiti raccontare dal papà come nascono i figli, esatto, per intendere, no, oppure i loro cambiamenti corporei, oppure cosa vuol dire entrare in pubertà, oppure come si fa a gestire quella enorme quantità di informazioni sbagliate che i tuoi amici magari ti raccontano nello spogliatoio, mentre nessun adulto ha intenzione di dirti niente intorno a questo tema. È un po' come adesso quando i tuoi figli pomeriggio vanno su YouTube e parlano con degli youtuber magari dall'altra parte del mondo, così, e tu li fai crescere diciamo senza supervisione, consigliati magari da un ragazzino di 20 anni dell'Oklahoma, per esempio, scusami che cambio discorso, ma per dirti, no?
è morto due giorni fa un influencer TikToker molto famoso in America, che era diventato famoso perché mangiava cibo spazzatura e cibo scaduto. Eh sì. Ok? E lui è morto di infarto, insomma, non gli ha retto la pompa. Però per dire, io penso a tutti quelli che lo seguivano, magari i ragazzini che a un certo punto si sono messi anche loro a imitarlo. Quindi negli spogliatoi, scusami se ti ho interrotto, è un po' questo, cioè se non c'è mai uno che supervisiona, ma dopodiché la bugia detta tre volte diventa verità, no? Sì, e credo che quello che hai proprio raccontato è una metafora anche di quello che succede intorno al tema della sessualità per i nostri figli. Cioè quasi nessuno, soprattutto con i maschi proprio, quasi nessun adulto ha intenzione di parlare con loro di questo tema. L'idea è che si arrangeranno fra di loro, faranno da soli, andranno dentro ai siti pornografici. Ed effettivamente questo è quello che loro fanno, cioè le ricerche ci dicono che il principale canale di educazione sessuale dei nostri figli è l'online, spesso sono i siti pornografici, e poi abbiamo un po' tutti quegli eventi che un po' ci raccontano anche i media. Sarebbe bellissimo, no? Che un ragazzo di 12 anni, se cerca qualcosa intorno alla sessualità, magari vede delle immagini che sono correlate un po' alla sua capacità di elaborarle, invece entrano dentro scene terribili, vedono stupri e violenze con la stessa frequenza con cui possono vedere due persone che fanno l'amore. Quindi c'è un caos e una confusione incredibile che li lascia incredibilmente allo stesso tempo eccitati e confusi, e alla fine il sesso diventa tutta una serie di agiti, di cose che si fanno, ma anche tutto il tema invece del costruire l'intimità, trasformare la sessualità in un linguaggio, in una relazione con l'altro, rimane completamente scoperto. Ecco perché c'è un bisogno incredibile di riportare questo tema nei contesti dell'educazione, scuola e famiglia in primo luogo. Come si fa a recuperare, se si può usare questa parola, come si può invertire questa cosa? Cioè se un ragazzino di 9-10 anni ha visto, dico, un'orgia per esempio, come si fa poi a togliergliela dal cervello, tra virgolette, o comunque a fargliela catalogare in un contesto diciamo più reale, no? Nel senso, dare il nome alle cose. Guarda, proprio già porsi questa domanda vuol dire aver fatto il primo passo, perché la gran parte di noi adulti preferisce far finta di non vedere o di non sapere. I nostri figli sentono così forte il nostro blocco, il nostro imbarazzo verso l'accoglienza di tutte le cose che magari li hanno confusi e disorientati, che preferiscono poi stare nel silenzio, esattamente come abbiamo fatto noi con i nostri genitori. Eravamo pieni di domande, curiosità, dubbi intorno alla sessualità, ma le ultime persone a cui li avremmo rivolte erano loro, perché in qualche modo ci avevano insegnato che con noi potevano parlare di tutto, ma non di questa roba. Io poi consiglio, è chiaro che questo è il mio mestiere, però secondo me un tempo meraviglioso sono proprio i 9, 10, 11 anni, sono ancora molto molto capaci di stare in relazione con noi, ci considerano un po' ancora i loro supereroi, e dico, questo è il tempo per parlare con loro di questi temi. Se non sapete come si fa, andate in una biblioteca, chiedete un buon libro per bambini e preadolescenti sul tema della sessualità, leggetelo prima voi genitori, poi avete due scelte, no? Provare a raccontare quello che avete trovato lì dentro, i vostri figli. Quello che ho fatto io con i miei due figli maschi è stato, durante proprio un tempo bellissimo della vita, cioè le vacanze estive, dire: guardate che io come papà ho proprio voglia di dirvi delle cose che mio papà a me non aveva mai detto, e tutte le sere leggiamo un capitolo di questo libro insieme. Era un libro adeguato ai loro bisogni di crescita, e la cosa bellissima è stata che progressivamente questa cosa è diventata per loro un'abitudine, cioè il quarto e quinta serata ho fatto finta di essermi dimenticato del libro, li ho mandati a letto senza leggerlo, e loro hanno detto: papà, ma stasera non leggiamo il libro. Avrà detto: papà, stasera vuoi fare l'amore perché ti sei dimenticato di leggere il libro, c'hai fretta. Bene, grazie Alberto, ragazzo mio, lettera agli uomini veri di domani. Grazie ancora. Grazie a te, Fabio. Ciao. Il volo del mattino è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Un ascoltatore o un'ascoltatrice ci ricorda che anche la Marchesini faceva in televisione la sessuologa. Cioè il personaggio della sessuologa. Il personaggio della sessuologa, no?
Buonasera. Beh, credo che ognuno di voi sia stato avvertito che qui si svolgerà un seminario di educazione sessuale. Un comune scambio di energie, diciamo una mucchiata, una serata di esperienze collettive al fine di renderci conto a che punto siamo oggi con il sesso e che cosa possiamo aspettarci dal sesso. Tra l'altro, intanto, quanti di voi sono soddisfatti della propria sessualità? Questo è il tema di domani. Quanti di voi sono soddisfatti della propria sessualità? Abbiamo già dei messaggi. Allora, io volevo dire una cosa, anche con ironia, però il tema secondo me è importante. Proprio questa cosa, che questo tema sembra sempre così difficile da affrontare, ma non solo con i bambini, anche appunto tra genitori e figli, anche quando si è più grandi, no? Qui stiamo ricevendo molti messaggi, ma qual è il libro, le cose? C'è proprio questa cosa di difficoltà. Cosa succede? Che se tu sei un essere umano libero, no? E affronti un tema in maniera libera, hai un comportamento poi da essere umano libero, no? Ok, con i tuoi gusti, le tue cose così. Se tu crei questa tensione, crei questo silenzio, questi dubbi, dove uno nella testa ragiona da solo e non c'è questa cosa si torce, ci sono le famose perversioni sessuali, no? La perversione sessuale uno può avere anche una sorta di gioco, no? Però alcune perversioni sessuali vengono proprio da questo, dall'incapacità di affrontare un tema in maniera fluida, e quindi questo fiume che dovrebbe girare si incarta, pecorisce, non so come dire, e quindi dovremmo riuscire a parlarne. Se non si capisce quando dici preservativo, ti ricordi quando l'anno scorso dicevamo mestruazione, tu mi dicevi diciamolo, perché c'è questo cartone animato che si chiama Red, no? Le mestruazioni alle ragazzine e ai ragazzini, è interessante. Quindi più ne parliamo, senza ovviamente cadere sempre nella solita battuta doppio senso, così, ma si può anche scherzare, però più ne parliamo. Cioè la madre che dice alla maestra no mio figlio no la lezione sessuale potrebbe essere così, lei sta già facendo un danno. Perché quando mio figlio me l'ha chiesto l'altro giorno, e non è che mi imbarazzo e faccio, perché loro guardano le espressioni prima ancora di quello che dici, sentono l'energia. Se tu ti vai in paranoia, esatto, così tu stai già mettendo un peso, un carico su una cosa che non ce l'è. È così naturale. Come naturale. I cani sentono la paura. I bambini, certo. Subito. Allora mi dice così, dico: sì, ma il pisello, le cose, ma che schifo! Ma bisogna baciarci sulla bocca, ma che schifo! Gli ho detto: ah, vabbè. Mi piacerà tantissimo, Sebastian, perché la natura, per fare in modo che gli esseri umani continuino a fare esseri umani, ha messo lì una cosa che ti piacerà così tanto, più del tuo giochino del cavolo che ogni tanto mi chiedi se puoi andare sull'iPad a giocare. No, è impossibile. Ma mi fa schifo le ragazze quando mi guarda. È anche una fase. Sì, no, certo. E soprattutto se ti piace una ragazza la schifi. Sei piccolo. Lo so, lo vedo, tu lo fai con me da anni. Stai ascoltando il podcast del Volo del Mattino. Il Volo del Mattino. No, non la metto. Puoi piangere in ginocchio, non la metto. Voglio ringraziare l'ascoltatore che ha mandato quest'audio dello stand-up comedian americano, perché a me mi ha fatto molto ridere, ma ovviamente la Iervolino qui me l'ha bloccato. Perché io sono contro la storia. No, sono qui per rallentare. Non la possiamo mettere? No, ti chiedo, allora, è troppo? No, l'ho perso. Comunque era una bella battuta. Adesso gli ascolti danno. No! Vogliamo sapere. Viola, ce ne abbiamo una da oratorio, una battuta da oratorio. Viola Urso Russo Iervolino. C'è quella da oratorio. Vai. No, allora. Rifacciamo tutto. Io Iervolino. Sapete cosa dicono degli spermatozoi quando tagliano il traguardo verso l'ovulo? Primo, fecondo. Prendetelo voi e ma puoi mettere l'altra. Radio DJ. La trovi anche in podcast.